Let's go, bitches! Benvenuti a questo vlog in cui vi parlerò di quelli che sono gli aspetti del competitive, di cosa tratta, di come funziona, comparerò la community americana a quella europea, a quella italiana e così via. Allora, prima di tutto partiamo da cos'è il competitive. Allora, praticamente competitive vuol dire giocare dei settaggi, dei regolamenti fatti da alcune organizzazioni che hanno un certo valore a livello europeo o mondiale. Fanno cioè dei settaggi che vengono usati per quelle che sono le maggiori competizioni, come il circuito professionistico MLG, o i settaggi di certo per quanto riguarda l'Europa, o se no il Code World Championship. Comunque, l'MLG, per esempio, di certo sono delle leghe professioniste, il di certo invece è un forum, in cui ci sono un circolo ristretto di giocatori e admin che, insieme anche a quelli dell'Activision, cercano di fare dei settaggi. Questi settaggi sono, per esempio, quelli del Code War Championship, che sono stati usati per la Lega, ed è quelli che attualmente giocate in Lega su Black Ops 2. Quelli sono i settaggi del Code War Championship, ad esempio, che sono molto simili, anzi sono uguali a quelli MLG. Comunque, detto questo, bisogna anche parlare di cos'è De Certo. De Certo sono delle varianti, diciamo, di quelli che sono i settaggi MLG. Queste varianti possono cambiare o possono essere identici. Questo perché? Perché cambia solamente il nome, ma alla fine il regolamento rimane sempre quello, cambia solo una cosa europea invece che americana. Tutto qua, niente di più, niente di meno. Comunque, come si fa a giocare il competitive? Allora, per tutto bisogna dire che per giocare il competitive non c'è un'età fissa a cui bisogna giocare, ci sono eventi a cui c'è una restrizione limitata di età. Per esempio, il Code World Championship bisogna essere maggiorenni, per andare all'EGL bisogna avere più di 15 anni, mi sembra, e cose simili. Quindi, per giocare il competitive dipende da cosa volete fare. Se per esempio volete fare un torneo dovete informarvi su quelle che sono le restrizioni di età, eccetera eccetera. Molti invece hanno la possibilità di avere una sorta di foglio, di liberatoria, non so come si può chiamare, consent form viene chiamato in inglese, in cui vi basterà una firma del vostro genitore o tutore per poter giocare. Quindi niente di più, niente di meno, dovrete solamente andare là a presentarvi, ovviamente c'è una quota di iscrizione da pagare e così via. Per i tornei online pure non ci sta un limite di età, i tornei online sono aperti a tutti e quindi la maggior parte dei tornei sono su Xbox, quelli per quanto riguarda il competitive, perché la piattaforma Microsoft è quella che è stata scelta, diciamo, dai circuiti professionistici, penso più per un motivo di soldi, per via che la Microsoft ha investito molto sulla 360, e anche perché il netcode era molto meglio, e anche penso il pad abbia contribuito a questo. Comunque, oltre a questo, per giocare il competitive dovete avere un team è composto da 4 persone, ognuno ha un ruolo diverso che varia in base al gioco, ovviamente a come si gioca. Per esempio su Black Ops 2 esistevano diversi ruoli, che c'era per esempio l'SMG che poteva essere objective o support. Objective è quello che è più incentrato sugli obiettivi, meno sulle kill, support che cerca di aiutare un po' tutti, e l'altro SMG. Esistevano gli R, ad esempio esisteva l'ancora. L'ancora era un ruolo che doveva controllare gli spawn, manipolarli, aiutare i compagni. Poi lo Slayer che doveva invece cercare di accumulare kill su kill, killstreak e così via. Comunque, oltre a questa, diciamo, differenziazione dei ruoli, dovete anche pensare che per giocare competitive non vi serve niente, vi basta solo avere il pad e il gioco. Però esistono delle cose che vi aiutano molto, come per esempio lo SCUF, di cui vi ho parlato e vi ho fatto anche vedere. Lo SCUF dà una grande mano sia in termini di abilità che di bravura di gioco, perché può aumentare, diciamo, la vostra bravura esponenzialmente, dipende come lo usate, c'è anche a chi peggiora, cioè non è una cosa che tutti, se no le dita granchio, per esempio. E le cuffie secondo me sono una cosa molto importante, perché consentono di concentrarsi di più in gioco e di poter comunicare chiaramente con i compagni, che penso sia una delle cose principali e fondamentali. Comunque, per entrare in un team che fa competitive non c'è un requisito, dovete solamente giocare e trovare un team che voglia giocare con voi. Giocare con un team estero è una cosa, penso, più difficile, perché un team estero bisogna farsi prima riconoscere, bisogna avere come posso dire, bisogna avere delle credenziali, alla fine dovrete essere riconosciuti, quindi è in funzione delle cose più difficili. Comunque, come poter giocare competitive? Prima si parte dalla suddivisione da quelle che sono le scrim, cioè le partite di allenamento, e le partite di torneo, ora sto parlando dell'online. Per esempio, se dovete trovare una partita di allenamento, vi basta andare su Twitter e chiedere ai giocatori che cercano, vi basterà seguirli. Se invece volete allenarvi con team random, giocatori random, team di pickup, e basta andare su decerto.net, andare nella sezione del gioco che volete fare voi, ci sarà scritto Screen No Thread, postare il vostro nome e vi inviteranno, se no invitare chi posta i propri nomi, i propri gamertag. Comunque,
Comunque, oltre a questo, per quanto riguarda i tornei online, ci si iscrive, c'è un format, bisogna giocare entro tot orari, bisogna organizzarsi, dipende pure da che tipo di torneo è, perché se è una One Day Cup giocherete tutti in un giorno, quindi c'è, che ne so, una partita ogni ora, così poi dovete giocare in quell'orario, eccetera, eccetera. Quindi una cosa fondamentale forse è la conoscenza dell'inglese, o avere almeno una persona che parli inglese. Comunque, oltre a questo, un modo per avvicinarsi al competitive è sicuramente seguire gli youtuber che trattano proprio di competitive, in modo da avvicinarvi sempre più, vedere i tornei che fanno loro, vedere come giocano. E alla fine la bravura, diciamo, in un gioco non è una cosa che non si può avere, perché stiamo parlando di un gioco, cioè chiunque può essere bravo al gioco, basta solamente applicarsi un pochino ed è fatto. Quindi chiunque può diventare bravo, chiunque può fare tornei, chiunque può andare a vincere qualsiasi cosa. L'unico problema è la community italiana. La community italiana è molto diversa da quella europea, intendo europea tutta quella europea, anche quella spagnola, che è una delle minori, e anche di quella americana. Questo perché? Perché non c'è mai stato nessuno youtuber che si è mai applicato per cercare di espandere, diciamo, il competitive in Italia. Ci sono stati solamente youtuber che facevano video di COD random, di pubblica e così via. E specialmente i siti che organizzano i tornei in Italia hanno sempre organizzato con settaggi tremendi, non hanno mai fatto settaggi in deserto. E questa cosa a lungo andare negli anni ha portato la gente a convincersi del fatto che giocare con i settaggi è giusto ed è la cosa migliore da fare. Però questo ha privato l'Italia di tutto il mercato dell'esport, l'esport è l'electronic sport, gli sport elettronici. Ha privato l'Italia di tutto quel mercato che invece c'è ora in Francia, in Spagna, in Germania, in Inghilterra. Quindi ovviamente non esistono nuovi circuiti professionistici, non esistono organizzazioni che pagano, che mandano i giocatori all'estero, non esistono tornei importanti a cui partecipano team esteri, esistono soltanto LAN, c'è qualche soldo in palio magari, ma sono tornei minori alla fine, non hanno nessun valore. Cioè mettersi invece in confronto con altre nazioni o con altri team esteri è tutta un'altra cosa, richiede molta di abilità, molto di gioco di squadra, e questo però non avviene in Italia, sia per un fatto che di disinformazione, perché pochi conoscono il competitive, sia perché, diciamo, chi gioca a Call of Duty gli è stata coltivata la mentalità di giocare così pubblica, di giocare la CPC, questi settaggi così random. Non è stato mai coltivato un progetto serio volto a, diciamo, appianarci con l'Europa. Siamo rimasti indietro, io ci ho provato con il mio canale su Black Ops 2, ho avuto degli riscontri positivi, ma non ci sono riuscito. E una cosa di cui mi pento moltissimo di non essere riuscito a, cioè penso di aver coinvolto molti di voi, di avervi fatto provare delle emozioni attraverso i miei video di quando giocavo, di quando giocavo in LAN, però penso che di non essere riuscito ad avviare quello che mi piacerebbe ci fosse in Italia, cioè mi sarebbe piaciuto tantissimo che qui in Italia fossero nati molti più team avrebbero partecipato ai tornei di ricerca, invece non è quello che è successo. Sicuramente Call of Duty Ghosts non aiuta, è un gioco veramente brutto che ha penalizzato il competitive, molta gente si è allontanata, io stesso mi sto allontanando dal competitive perché non riesco a trovare questo gioco bello, attualmente non sono in nessun team, quindi non sto giocando competitive e forse lo proverò a giocare fra poco più avanti, ma secondo me questo gioco non è un gioco che richiede molta abilità, è più un gioco di posizionamento, è molto stupido, è stato fatto, anzi sembra più un Battlefield, cioè sembra una brutta copia di Battlefield, una copia cinese giustamente perché la gente si lamentava del fatto che COD era tutto uguale, però quello che dico io era, se COD era tutto uguale, a questo punto ora non ci stiamo lamentando che COD faceva schifo, però vabbè, stessa cosa con Battlefield 4 uguale a 3, però è un bel gioco, io ci sto giocando, mi diverte, è carino e simpatico. Comunque, oltre a questo, non voglio parlarvi di miei pensieri sul COD, anzi, li tratterò più avanti in un altro video. Voglio parlarvi del competitive, voglio parlarvi di ciò che compone il competitive, cioè di cosa c'è dietro a giocare un torneo. Cioè, io non è che quando vado a giocare una LAN, quando sono andato a giocare una LAN, io giocavo perché dovevo vincere dei soldi o perché ero l'eletto che ci poteva andare, no. Io mi sedevo lì a giocare in LAN perché io provavo delle emozioni, secondo me era molto bello competere per vincere. C'era l'adrenalina, la voglia di superare l'avversario, cioè secondo me ci sono tante emozioni, il gioco di squadra, ci sono tante cose, la rabbia quando perdi, ci sono sia cose belle che cose brutte, però è bello perché qui si parla di una cosa che si fa a livelli non sportivi perché cioè, non diamo le dita alla fine, non facciamo nient'altro, si parla di, non lo so, di competizione, quindi come ogni competizione ci sono delle emozioni, cioè quando per esempio
una cosa secondo me con Geometry Complexity, io ero gasatissimo quando giocavo contro loro, veramente. Anche se abbiamo perso, per esempio, ho perso col sorriso, ma comunque ogni partita che ho fatto me la ricorderò per sempre contro di loro, perché veramente ci ho creduto come non mai quando giocavo contro di loro, pure i miei compagni, ed è stato bellissimo questa cosa, cioè ci sono un misto di emozioni che si provano in competitive che nessuno potrà mai provare giocando pubblica, giocando settaggi CPC, giocando settaggi circa 5 contro 5 con armi strane, cose assurde. Però sfortunatamente questa cosa in Italia non sta prendendo una buona piega. Bisogna dire che il competitive non sta prendendo una buona piega perché in Italia, come vi ho detto, non si è stati educati, diciamo, non si è stati portati a giocare il competitive, si è stati instradati su un'altra strada, che è quella del casual, del random, di giocare cose, settaggi casarecci alla fine. Non ci siamo appianati con l'Europa e ora siamo in questa situazione che non so se vi è riuscita. Io ci ho provato con Black Ops in un anno, sono molto contento di tutti voi che mi avete seguito e spero mi seguirete ancora perché ovviamente non è che sparisco, però spero ugualmente che abbiate capito il mio messaggio. Questo vlog è completamente improvvisato, sono andato su Facebook, ho letto alcune delle vostre domande e ho cercato di, diciamo, di trarre, dopo che le ho lette tutte ovviamente, di fare un quadro generale, di parlarne in questo video. So che è abbastanza lungo, magari molti di voi avranno già staccato a questo punto, però secondo me questo qui era un video molto importante di cui parlare e quindi niente raga, al prossimo video, bella bitches!